Buonasera cari amici, oggi 11 giugno 2024 ci troviamo qui alla Galleria della Ruota della Fortuna in via Bacareda 48 B Cagliari. Perché siamo qui? Siamo qui insieme al curatore e al curatore delle mostre della Galleria e presidente della Ruota della Fortuna e siamo qui a omaggiare una bellissima... Buonasera. Siamo qui ad omaggiare il maestro Armando Olla, perché Armando Olla in questo momento sta esponendo alla mostra in quanto vincitore dell'ottavo concorso della Ruota della Fortuna. Quindi abbiamo il vincitore in carica di questo 2023. Esatto. Giusto? E la mostra andrà avanti sino a giovedì 13 giugno. E abbiamo fatto questa piccola diretta, non siamo potuti intervenire sabato per altri impegni, proprio per omaggiare, amore, tu vuoi avere il piacere di omaggiare un artista così. Bravo. Mirko, io vorrei che ci dicessi qualcosa di un attimo di Armando Olla e di questa bellissima mostra. Sì, allora, innanzitutto ti ringrazio te, Massimiliano Nevischio, e il vicepresidente della vostra associazione, che è Francesco Miscali, che è anche il regista, sì, che sta seguendo questa diretta, per averci permesso di fare questa piccola, diciamo, questo piccolo focus su questa bellissima mostra che sta riscuotendo molto successo del maestro Armando Olla. Armando Olla è uno dei nostri associati, tra i più partecipativi, che io ringrazio tantissimo, ma oltre a partecipare e a dare la sua esperienza e la sua bravura con le sue bellissime opere, parliamo di centinaia di opere realizzate dal maestro Olla in decenni di attività artistica, come hai detto tu prima, è il campione in carica dei nostri artisti, nel senso che lui ha vinto l'ultimo concorso, che è stato l'ottavo concorso. L'ottavo concorso della Ruota della Fortuna, svoltosi a novembre del 2023. E quindi è campione in carica sino al prossimo dicembre, dove si svolgerà il concorso 2024. Campione in carica con un'opera fantastica, Una natura morta, bellissima, che ha presentato durante questo concorso. In questa mostra ci sono esposte oltre 30 opere del maestro Armando Olla, sono per la maggior parte delle nature morte, bellissime. Vi invito a venire a vedere la mostra e le opere dal vivo fino a questo giovedì. La mostra l'abbiamo inaugurata ben 2 settimane fa, ma avete ancora tempo. Domani di mattina via del tutto eccezionale dalle 10 alle 12 e di sera dalle 16 alle 20. Anche perché lo stesso... invitiamo, perché tutti quelli che abbiamo visto venire qui dentro sono rimasti meravigliati. Assolutamente, abbiamo visto anche stasera. E ricordiamo anche che tutto ciò, anche a mostra finita, sì, che riguarda il maestro Olla, tutte le chiamate, le cose possono rivolgersi qui, al sito ufficiale della Ruota della Fortuna, o sui nostri canali web. Esatto, sì, per avere tutte le informazioni. Ci potete contattare quando volete, trovate tutto sui nostri siti, nei nostri contatti su Facebook, Instagram e via dicendo, e potete visionare le opere qua o nelle prossime mostre, perché il maestro Armando Olla continua ad esporre qui da noi anche nelle collettive. Certo. Ok. Ascolta, volevo chiederti semplicemente una cosa prima di dire quali sono i tuoi prossimi appuntamenti, sì, di questo mese. Sono finite le prenotazioni per il catalogo 2024 della Ruota della Fortuna. Proprio stasera proprio stasera abbiamo completato il catalogo, stiamo pubblicando tutte le pagine in PDF e in formato JPEG sul nostro sito e su Facebook. Lo potete già visionare gratuitamente in questi giorni, ma verrà presentato in supporto cartaceo il 13 luglio alla Super Collettiva 2024. Che comprende questa Super Collettiva? Comprende ben 60 artisti in mostra e sarà una festa. E qual è il merito di partecipare a questa festa? Il merito è quello di aver partecipato al concorso pittorico della Ruota della Fortuna e all'estemporanea che teniamo gli anni. Perfetto. Si chiama Isola Arte, che quest'anno era al secondo anno. Perfetto. Il libro, ricordo, se qualcuno lo volesse in formato cartaceo, può contattarci in questi giorni, certo, perché stiamo facendo le prenotazioni.
hanno già prenotato oltre 50 artisti e visitatori che ne vogliono una copia. Se qualcuno la volesse, ci contatti entro il 13 luglio. Perché verrà presentato proprio il 13 luglio, esatto, in prima mondiale. Adesso, Mirko, sabato prossimo, esattamente sabato 15 giugno, che cosa succederà qui? Abbiamo una mostra bellissima con tre grandi artisti che sono Paolo De Montis, Pierfrancesco Miscali, che hanno vinto il secondo posto del concorso della Rosa della Fortuna. Sono arrivati secondi a pari merito. Ok, e questo il 15 giugno, sabato, abbiamo un appuntamento qui per questa bellissima mostra. Da non perdere. Vi invitiamo. Ce la garantisce anche il maestro che verrà. E poi abbiamo un altro appuntamento per concludere questi premi dei concorsi, certo, della Ruota della Fortuna. C'è stato anche il premio Giuria Popolare che hanno vinto tre artisti che sono Ferdinando Ragni, Antonio Milleddu e Maria Grazia Spiga, che saranno in mostra subito dopo questa il 29 mostra. Giugno. Bravo, noi vi ringraziamo. Io ringrazio te Massimo, grazie, ringrazio per Francesco Miscali, ma ringrazio soprattutto il maestro Armando. E vi invitiamo a vedere queste dirette, a diffondere il calendario, ad andare sui siti ufficiali della Galleria della Ruota della Fortuna e di venire qui in presenza quando ci sono le inaugurazioni. Grazie a tutti. Grazie.